Buongiorno amici, quest'oggi nuovi arrivi all'Oasi dei Semplici. Nell'ottica di non si spreca niente, due nuovi amici verranno a popolare quest'oasi, ai quali avremo ben piacere di offrire un po' delle nostre ortaggi e verdure. Così anche quelli che saranno eventuali scarti di cucina, intesi come ripulisti di appunto ortaggi, saranno buon cibo per due galletti salvati dal freezer. Ebbene sì, fanno parte di una covata di troppi galli e poche galline. E quindi, mentre un paio di loro fratelli già sono stati cucinati da qualcuno per Natale, loro abbiamo deciso di farli venire e di ospitarli qui all'Oasi. Quindi ora, tra-ta-ta-ta, ci saranno nuove lotte in famiglia. Allora, oggi è tempo di sistemare il frigorifero perché dopo le feste di Natale anche il frigorifero sta piangendo, è tutto mischiato, era tutto colato, rovesciato, un sacco di roba mischiata, roba aperta, roba chiusa, roba che sta andando a male. Quindi oggi un gran lavorone, una bella ripulita ai piani, addirittura sono incollati anche le etichette, c'è una roba allucinante, sembra che non lo lavo da mesi e invece in questi 15 giorni c'è stato il disastro. Mani dappertutto, mani di tutti, e ora è veramente il tempo di sistemare. Ok, allora, per quanto fatto alla veloce, almeno un'oretta porta via questo lavoro. In più poi c'è da sistemare tutto il resto, quindi ad esempio questi pezzi di insalata che sono rimasti così, qua ci sono delle parti vecchie, sempre delle insalate che oggi porterò al casotto per i galli. C'era un cetriolo, allora oggi l'ho tagliato per farlo in insalata. Anche qua avevo una zucca in parte, si stava rovinando, quindi ho messo a cuocere la zucca. Adesso andrò a dividere i semi di zucca da questa parte che porterò sempre ai galli. E questo invece cavolo rosso, tolte le foglie più esterne, andrò a prepararlo in salamoia, praticamente lo farò fermentare. Quello che sono, diciamo, le cose che forse
più di tutto creano scarto, creano magari prodotto da buttare, per mio conto in particolare, sono quegli alimenti che non siamo soliti a mangiare, che magari vengono acquistati durante le feste perché invitiamo qualcuno e vogliamo avere delle offerte anche diverse di cibo, però poi in realtà noi non li consumiamo e quindi diventa difficile mangiarli. E cosa sono questi alimenti? In particolare, vabbè, adesso ho dei pomodori secchi, tra l'altro in due confezioni, quindi andrò a metterli in uno solo e almeno elimino un vasetto. In realtà non è che non li utilizzo, però ne mangio veramente pochi. Potrei sempre utilizzarli per qualche preparazione, non vanno a male in tempi brevi, però diciamo che è un alimento che non mangio in maniera importante. L'altra cosa sono le cipolline sott'aceto, io o in agrodolce, in questo caso io non ne mangio in particolare, proprio solo gli aperitivi, giusto i giorni delle feste, ma non le mangiamo. Quindi anche questa a volte mi spiace, se posso cerco la confezione più piccola. Questa volta ho preso questa perché era più conveniente, però alla fine poi mi trovo ad avere dei prodotti che non utilizzo, quindi piano piano cercheremo di mangiare anche queste. Stessa identica cosa per i cetriolini. Io i cetriolini non li mangio. Li mangio solo quando li metto nella salsa tartara. Quindi è un po' uno spreco. Però anche qua cercherò di pezzettino pezzettino metterlo nelle insalate. Come metterò nelle insalate il germoglio di bambù. Anche in questo caso l'avevo acquistato perché ho dei parenti che sono vegetariani e quindi per arricchire un po' le insalate l'avevamo messo, però effettivamente me ne è rimasto tre quarti di vasetto. Quindi queste sono proprio cose che secondo me si potrebbe fare a meno anche veramente di acquistare. Ultimissima cosa da non comprare per me mai sono i patè, perché non li mangio ma neanche se me li mettete alle feste. Li faccio mangiare agli altri, ma non li mangio. E qui ho un patè di funghi porcini, credo se ne sia stato aperto e sia stato utilizzato per fare qualche canapè, ma saranno stati usati due cucchiai, quindi questo veramente è un grande spreco. Mentre diciamo della zucca ottengo e utilizzo tutto, e anche delle altre verdure, sì. Scusate, purtroppo di quei prodotti lì non me ne faccio molto. Quindi o trovo qualcuno a cui piacciono e glieli do, o altrimenti veramente di volta in volta, forse l'anno prossimo farò a meno di acquistarli. Per il resto, oggi soddisfatta di vedere il mio frigorifero finalmente in ordine. La cucina non so se ce la farò mai a vederla in ordine, perché il tempo che riordino, risporco e poi riordino e poi risporco. Penso che sia la stanza più incasinata sempre, almeno anche qua, sempre a casa mia. Ok, mi metto a fare quest'altro lavoraccio. Una parte dei semi andrò a tenerli per essiccarli, una parte li terrò anche qua, da dare sempre da mangiare agli animali. E quindi andiamo avanti. Vedete un po' di scuro perché c'è il caffè, perché avevo già messo anche un fondino di caffè da mettere nel compost e poi l'ho spostato per la ripresa video. Va bene, vi auguro anche a voi una buona ripresa di ordine della vostra cucina e pronti per i prossimi pranzi del 2024. Ciao!